quando diciamo ho iniziato a praticare questo sport, quali sono stati i passaggi più complicati, le difficoltà che hai dovuto affrontare? La cosa veramente più complicata è stata il gestire la carrozzina, anche lo stesso i colpi, no? Gli scontri, che molte volte mi sembra come se andassi addosso a qualcuno e dovessi chiedergli scusa, no? Ci sono varie carrozzine. C'è una carrozzina più bassa e una carrozzina più alta. Perché ogni carrozzina è fatta su misura personale per ogni giocatore. Io pensavo, non so, magari il canestro fosse più basso, il campo diverso, la palla più piccola, delle regole diverse. Invece era tutto uguale. Quali sono le caratteristiche di una carrozzina da basket? Visto che comunque ci muoviamo a delle velocità molto elevate, riusciamo a raggiungere anche i 25 km orari, abbiamo bisogno di più appoggi, quindi abbiamo due rotelline davanti molto piccole e due rotelline dietro. Questo ci permette così nel momento che andiamo indietro con la schiena di non cascare all'indietro, no? In più abbiamo queste ruote inclinate perché intanto per la stabilità e in più le ruote, essendo così inclinate, quindi facciamo conto che questa è la ruota di un giocatore e questa è la ruota dell'altro giocatore, ok? Si toccheranno solamente qua in basso, ma le mani saranno posizionate dove stanno le mie unghie, quindi non c'è più quel rischio di rompere le dita. La carrozzina da gioco, per come sono legato, per la mia conformazione, è studiata su di me per cercare di rendere al massimo. Ma quanto è importante lo spogliatoio in questo sport? Un sacco. Lo spogliatoio è comunque una parte fondamentale, perché è dove puoi parlare, puoi sfogarti, puoi ridere, scherzare. E da un punto di vista, secondo me, nello sport paralimpico lo spogliatoio, oltre a da un punto di vista sportivo, è anche molto importante da un punto di vista umano. Non serve essere il più forte, il migliore, perché se tu non crei con il tuo compagno di squadra un movimento, comunque un'alchimia, non potrai mai giocare. Lo sport mi ha cambiato dal punto di vista mentale, mi ha aiutato a essere in movimento, perché io credo che comunque lo sport sia fondamentale per ogni tipo di persona. Chi ha sopportato di più in questa cosa? È stato molto importante l'apporto dei miei genitori, dei miei fratelli, ma la cosa che continuavo a ripetere a chiunque venisse è che tranquilli, cioè io guarisco. Il mio messaggio è: traete energia da ogni cosa positiva che vi circonda, magari anche da questa chiacchierata.